Buonasera mister. Buonasera a lei. In una serata che passerà alla storia del Napoli e non solo, cos'è la cosa che ha visto in campo dai suoi ragazzi che l'ha resa più orgogliosa? La reazione dopo il gol, il fatto che non hanno mai mollato e hanno segnato 6 gol, nel senso che volevano arrivare fino in fondo, cosa le è piaciuto di più? L'ha date lei le risposte, perché poi quando vai sotto in uno stadio così, con quel boato lì, riprendere subito la convinzione dell'andare a riprendere palla, a continuare a pressare, a continuare a proporre gioco, era la cosa più difficile. C'era da vedere che ti potesse un po' disturbare prendere gol all'inizio subito così. Invece la squadra, come ha detto lei, ha reagito bene, ha continuato a fare le cose che doveva fare, non si è mai lasciata influenzare dal risultato, ha continuato ad attaccare e ha vinto una grande partita. Prossimo. Gazzetta dello Sport. Complimenti innanzitutto. Grazie. È difficile in Europa in assoluto vedere una squadra italiana così dominante. Partendo da questo presupposto, che se mi permette un'opinione mia, ma non credo solo mia, per lei è a livello internazionale la serata più bella? Io ne ho prese 7 a Manchester United, quella è stata più bella di questa. La serata più bella, al di là di quello che è il risultato, è la prestazione, no? Abbiamo fatto una grande prestazione. Parlo di dominante, non parlo dei sei gol. Sì, infatti, la prestazione è stata una prestazione di livello, una prestazione che dà consapevolezza, dà convinzione poi di avere delle qualità e sulle quali si può lavorare e vanno fatti meriti ai calciatori per aver giocato un calcio importante sotto gli occhi di tutti, perché queste partite qui le guardano tutti e sono meriti che loro hanno. Repubblica. Eccomi qua, faccio anche i complimenti. Volevo chiedere, la partecipazione di tutti è una grande soddisfazione per un allenatore, forse la più grande? Dei calciatori? Sì, però poi è una gara dura quella lì, perché chi è titolare, chi è riserva, perché questo 30, perché questo 15, si va sempre lì. E se non funzionano tutti non si può fare queste partite qui, non si può andare a disputare partite di seguito. Per esempio Raspadori e Simeone hanno fatto una buona partita tutte e due anche stasera, eppure noi vogliamo che rientri Osimhen, perché vogliamo riavere a disposizione Osimhen. Ma poi il titolare chi sarà? Ma chi sarà sto titolare di questa maglia qui? Sarà un problema vero. Perché poi se capiscono che c'è spazio per tutti e che poi contano i risultati della squadra, non quelli individuali. Se tu fai risultati di squadra e fai partite come stasera, tutti ti conoscono nel mondo. Non c'è bisogno di essere quello che ha fatto 3 gol o di essere quello che ha fatto l'assist. C'è bisogno di un falla mai prendere all'avversario come ha fatto Kim e Rachmani. Però si guarda chi ha fatto gol, chi ha fatto l'assist e delle due parate di Meret, che sono come due gol, non se ne accorge nessuno se non si fa i risultati. Se si fa i risultati, tutti poi vengono portati in trionfo da un punto di vista di visibilità e di meriti. Salvadanaio comune, dove poi in fondo si divide tutti allo stesso modo. Corriere dello Sport. Buonasera Luciano. Sì. Il presidente De Laurentiis ha definito questa squadra cosmica. Quanto c'è di suo, di Spalletti, in questo? Cioè, un conto è vincere, un conto è fare 13 gol in 3 partite di Champions. Non l'aveva mai fatti nessuno italiano. Ma c'è,
c'è di molto di quella che è la disponibilità dei calciatori di andare a allenarsi sempre, di avere, come si è detto ieri, di avere un'etica di lavoro corretta, di venire al campo e di voler pedalare a qualsiasi allenamento, di voler fare forte quella mezz'ora che si è fatto come ieri, forte anche se non si è recuperato e si è fatto solo un giorno di stop, forte. E vanno forte e si esaltano tra di loro e di conseguenza poi diventa tutto più facile perché stasera hanno fatto veramente delle giocate belle da vedere, ecco. Anche Maradona sarà stato orgoglioso stasera. Sì, mister, buonasera. Prima vittoria del Napoli nella sua storia in Olanda, il sito dell'UEFA celebra il Napoli questa sera, dice Napoli splende e soprattutto mai l'Ajax aveva subito una sconfitta in casa così altisonante. Con questi numeri, col fatto che tutti parlano di un Napoli a questo punto celebrato, secondo lei le percentuali di qualificazione sono molto vicine? Con questa vittoria qui abbiamo delle buone possibilità, però poi dobbiamo fare altri risultati. Quello, come ha detto lei, che dà spessore è la valutazione del contro chi è stato fatto una grande prestazione così, è stato fatto un gran risultato così, che è quello che ci dà livello, che ci dà spessore, insomma, ecco, perché loro sono una squadra, sono un club attrezzato, sono una squadra forte, lo hanno sempre fatto vedere. Tutti gli anni riescono sempre a fare una squadra che gioca un grande calcio, per cui questo dà ancora più valore a quella che è stata la nostra prestazione. Uno stadio bellissimo, un clima bellissimo. Tutti quelli che sono stati fuori hanno detto ristoranti belli dove hanno mangiato bene, centinaia di persone che ci lavorano. Ma in Italia che si aspetta a fare gli stadi così? Che si aspetta a far lavorare tutte queste persone che ci lavorano dentro questo stadio qui? Che poi chi ha questi stadi qui ha vantaggio per vincere le partite. Quelli che hanno lo stadio così in Italia, gli stadi hanno vantaggio, li porta a casa a 6 punti lo stadio così in un campionato. Per cui bisogna imparare ancora, nonostante siamo venuti qui e abbiamo vinto, c'è da imparare ancora molte cose da questi contesti qua. Il mattino. Sì, Spalletti, il Napoli è venuto qui nella terra che ha inventato il calcio, un certo tipo di calcio, e lei ha dato lezioni. C'è soddisfazione particolare in questo tipo di prestazione? E le chiedo, ha l'impressione di aver creato qualcosa di diverso rispetto a quello che è il calcio italiano e la sua tradizione e la sua visione che è nel resto dell'Europa in questo momento? Grazie. Noi non abbiamo dato lezione a nessuno. Io, tantomeno, non sono in grado di dare niente di lezione a nessuno. C'è sicuramente questo fatto che la squadra ha raggiunto un livello dove si è vista anche stasera che non vuol tornare indietro. Un livello dal quale vuole dare seguito e vuole andare avanti senza stare ad avere il timore di giocano le partite in maniera corretta, vanno alla ricerca di, come dicevamo ieri, di crearsi uno spiraglio ancora per vedere che cosa c'è di là e quella è la mentalità giusta, è la cosa corretta da fare al di là della prima volta, della seconda, è un modo di lavorare, un modo di vivere uno spogliatoio, di vivere una squadra, di essere professionisti in maniera corretta, come stanno facendo questi ragazzi qui, e gli si fanno i complimenti. Canaleo.
Mister, complimenti ovviamente non soltanto personali, ma mi sento anche di portarle quelle che sono le considerazioni e la grande gioia dei tifosi del Napoli, felicissimi per l'orgoglio che gli avete regalato tutti. E, però volevo chiederle dal punto di vista del campo, il coraggio di cui lei ha parlato dopo aver subito il gol in uno stadio così impegnativo, deriva più dalle qualità individuali o dall'organizzazione di gioco che ha questa squadra? Grazie. Deriva sempre da tutte e due, però è chiaro che se poi sei costretto a vivere dietro le qualità del campione, quando il campione non funziona, e ci saranno tante partite che il campione non funziona, non riesci a portare a casa la partita se non funziona la squadra. Ora noi abbiamo delle individualità importanti, però non va perso mai di vista quello che deve essere il collettivo, la disponibilità. Per esempio stasera ho visto Lozano e Caraschelia fare dei rientri importanti. Poi Caraschelia è stato bravo a venire a chiedere scusa di non aver passato quei due palloni dove poteva far segnare un compagno di squadra. Però lui è forte e può fare quello che gli pare, perché, ma non è così, non funziona così. Lui, se no poi si innesca il meccanismo che quando ce l'ha quell'altro la palla tira in porta anche quell'altro, perché lui tira per far gol e voi date meriti soltanto a lui, e poi quell'altro dice non gliela passo nemmeno io, tira anch'io, e così diventa un discorso più difficile. Ma te, tu ce l'hai un Caraschelia? No, siete voi ce l'avete un Caraschelia perché lo portate via dalla squadra, non io, voi lasciatelo dentro la squadra, non lo spingete più là, se no poi non si trova, non gli si esce a passare la palla. No, ma lui è, poi non passa la palla e quell'altro quest'altra volta non gli ripassa, perché io farei così, perché però è stato bravo, è venuto dentro, scusi, perché è vero, gli potevo passare. Dillo anche ai suoi compagni, perché funziona così. E poi i gol li hanno fatti tutti, non è che li ha fatti solo Raspadori, perché Olivera gli ha messo una grande palla, per esempio. E come si è detto prima, diventa sempre un collettivo che funziona, perché la vera popolarità l'avremo se riusciremo a fare dei risultati di squadra, no dei risultati individuali. Canale 21. Salve Spalletti. Proprio per continuare su questo ragionamento, oltre 30 gol realizzati da 12 uomini differenti. È motivo d'orgoglio, le chiedo. E poi una curiosità relativa a Zielinski, se è stata scelta tecnica o il giocatore ha avuto qualche problemino. Grazie. È motivo d'orgoglio tutto quando si fanno queste prestazioni, è motivo d'orgoglio più che altro e soddisfazione per tutti quei napoletani che ci hanno seguito qui stasera, perché era piena la città di napoletani, per cui... Poi è chiaro che anche quelli a casa contano, perché stasera a vedere questa partita tutti noi sappiamo quanto tengono poi alla squadra, per cui li ringraziamo tutti anche del supporto che ci hanno dato da casa. Zielo ha preso una botta e per cui l'ho sostituito per un problemino alla fine del primo tempo. Chucky, no parlare italiano, va. Oggi Chucky Lozano, 90 minuti, tutto bene con il giocatore, tutto ok, è la buona notizia. Il titolare è lui ora, non è Politano. No, spagnolo? Sì, spagnolo, va bene, ok, ok, va bene. Chucky molto bene oggi, molto bene, perché... ha fatto quelle scorribande che sa fare lui con la palla al piede, portandosi dietro 3-4 calciatori avversari. Poi ha fatto un gran gol, nonostante poi non abbia giocato le ultime due partite, che erano state giocate altrettanto bene da Politano. Noi abbiamo la possibilità di alternare due giocatori forti in quel ruolo lì. E
il Ciuchi ce lo teniamo ben stretto. Spazio Napoli. Buonasera mister, lei ieri ha fatto complimenti a Di Lorenzo come tutta la rosa, questa sera ha risposto alla grande, 50 metri anche per andare da Baldini, esultare e stringerlo forte, c'è un motivo dietro questa esultanza, ci piacerebbe saperlo. No, non lo so questo. Come? Perché sì, c'è un gruppo che lavora dentro, c'è un gruppo che lavora fuori, per cui si diventa amici dentro gli spogliatoi e si fa le cose tutti insieme. Ultima Telea. Salve mister, le faccio una provocazione perché Schroeder nella conferenza pre ha detto che il livello del Napoli si avvicina a quello del Liverpool, lei poi ha subito ribattuto, ha un po' esagerato, alla fine però il Liverpool gliene ha fatti 2 e il Napoli gliene ha fatti 6, chiaramente una provocazione. No, rimane la stessa valutazione che ho fatto precedentemente anche dopo questo risultato qui. Grazie a tutti. Arrivederci.